stato una leggenda per tutto il calcio italiano, un esempio per noi allenatori, e chiaramente mi inorgoglisce aver vinto un premio del genere. È arrivato al momento giusto questo premio, si sente maturo come allenatore? Diciamo che ci sono stati tanti altri allenatori importanti, mi fa piacere perché è un premio chiaramente da condividere con altre persone, con la mia società, con i miei giocatori, e come ho detto prima, intanto intitolato a un grandissimo allenatore che è stato un esempio per tutti quanti quelli che fanno la nostra professione. L'ho detto prima, noi stiamo arrivando alla vetta e vogliamo vedere il panorama, ma non ci siamo ancora, piano piano ci stiamo arrivando, manca ancora qualche punto, siamo vicini e chiaramente vogliamo arrivarci il più fretta possibile. L'anno scorso, se pensiamo ai derby che abbiamo preparato, un derby che valeva una finale di Champions, valeva a livello di città, era una cosa che non succedeva da 18 anni, mi sembra, l'ultimo derby, ancora quando giocava mio fratello al Milan, quindi era un qualcosa di particolare. Chiaramente è un derby, sappiamo quello che rappresenta per i nostri tifosi, per la nostra società, e cercheremo di farlo nel migliore dei modi, sapendo che di fronte avremo un'ottima squadra che cercherà di fare del proprio meglio. Cosa serve per rifare una finale di Champions, se vuole? Chiaramente l'anno scorso dagli ottavi in poi non abbiamo sbagliato nemmeno mezzo tempo, quest'anno abbiamo avuto un ottavo contro un'ottima squadra che abbiamo perso a una lotteria che sono i rigori, quindi insomma in questi 3 anni per quanto riguarda il percorso europeo non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi. Alla fine della stagione insomma ci metteremo seduti con la società, parleremo, ci confronteremo, c'è grandissima sinergia con tutta la famiglia Inter, poi insomma penso che continuare verrà naturale, però come in tutte le cose ci si dovrà sedere. Questa è una domanda che mi coglie di sorpresa, non ci ho mai pensato. Adesso sto bene a lavorare coi club, è dal 2010 che ho smesso di giocare, dal 2010 che ho cominciato a allenare, siamo nel 2024 e fortunatamente 14 anni che lavoro tutti i giorni. Mi hanno dato tanto, insomma, mi hanno fatto sentire una persona importante, nei momenti difficili sono sempre stati con la squadra, e poi hanno un grandissimo amore per i propri colori, e noi chiaramente li abbiamo aiutati, perché sperando di arrivare a quello che vogliamo arrivare sarebbe il 6° titolo in 3 anni, e rivolgendo il nastro non è semplice fare queste cose.